Salve a tutti, buongiorno. E Team Colmice nuovamente in azione, nuovamente alle Canarie, a bordo di Belduca, sprizzi e sprazzi, no? Giusto. Siamo qui a Lanzarote per provare a fare un po' di bollentino in profondità, in oceano. L'anno scorso qua con l'amico Maurizio abbiamo iniziato per gioco, no? Mi ha detto, ma perché non provi a buttare a più profondità a vedere cosa succede? In effetti ha dato ottimi risultati. Abbiamo continuato a usare questa tecnica di pesca, tanto che oggigiorno normalmente nel nostro sito giornaliere facciamo pesca anche di bollettino in profondità. E i pesci sono venuti fuori? Sono venuti fuori i bei pesci, c'è un po' di tutti i tipi, dagli occhioni ai pesci più grandi, i pesci castagna, ai merluzzi, agli squali. Insomma, stiamo facendo le belle pescate. E allora niente, cosa è successo? Che Maurizio è venuto a trovarmi di nuovo e mi ha portato una novità in casa Colmich, che è una canna disegnata specificamente per far pesca di bollentino in profondità, si chiama Furia. Già il nome dice tutto. Già il nome è un programma, mi dice che va dai 400 grammi a 1,3 kg, c'ha il cimino super sensibile e il fusto piuttosto rigido. La cosa bella è che è fatta in due pezzi, no? Io secondo me è ottimo, perché fatta in due pezzi rimane relativamente corta, per cui si può anche trasportare nel caso qualcuno vada un viaggio o vado a fare dei viaggi di pesca all'estero. Naturalmente, oltre alla canna, mi ha portato anche un sacco di materiale, ami, filo invisibile, tutto ciò che è necessario per fare bollentino in profondità. Naturalmente tutto sponsorizzato Colmich. In questo momento bando alle ciance e costruiamo qualche terminale. Quando andiamo a pescare bollettino in profondità, per sentire meglio la boccata, stiamo parlando di range dai 300 metri in giù, 300 metri, 350, 400 metri. Dobbiamo usare un multifibra sul mulinello. E che multifibra meglio usare se non il famoso Vastar della Colmich? Multifibra made in Italy, alta qualità, calibro tutelato. Io lo uso da tanti anni, non mi ha mai dato nessun problema. In questo caso abbiamo qui un 50 libre. E naturalmente adesso proviamo a montarlo sul mulinello e dopo lo andremo a testare direttamente in oceano. Però vedremo nel dettaglio il terminale che metteremo nella parte sottostante tra il piombo e il terminale normale, no? Lo realizzeremo con delle bacchette speciali nella ricerca dei nostri occhioni oppure gli occhioni oceanici. Le bacchette sono bacchette made Colmich, sono molto facili da montare, perché come vedete c'è un passante dove si passa la lenza madre, poi verrà bloccata da due rivetti con due perline, girellina, alla girellina attaccheremo il nostro amo. Come lenza madre usiamo un Seaguar, sì. Seaguar fluorocarbon 100 libre. Fluorocarbon non tanto per la visibilità? Non è tanto, no, visibilità, quella fluorocarbonità lì sappiamo che fisicamente è zero, quanto per la rigidità. La rigidezza, insomma, che ha il fluorocarbon. E ha questa postura particolare che lo rende unico, no? Esatto, e oltretutto resistenza anche all'abrasione, perché quei fondali lì ci sono parecchi scogli o pesci con denti, eccetera, eccetera. E niente, e a questo punto vediamo nel dettaglio come montare le bacchette. Rivetto, infilo il rivetto, molto semplice. La mia perlina fluorescente. Siamo la bacchettina Colmich, la bandierina, qui per far vedere com'è, ok, altra perlina fluorescente, e altro rivetto. Naturalmente può girare sull'asse. Qui quando andremo a recuperare il pesce in salita, che spesso i terminali ci arrivano, se non usate queste bandiere, arrivano i terminali tutti aggrovigliati sulla lenza madre, con queste bacchettine Colmich no, perché vedete che addirittura gira da sola mentre io la tengo in mano, per cui è su mobilità eccezionale. Al finale naturalmente con la girellina, nel caso il pesce giri con l'amo in bocca, siccome useremo ami circolari, abbiamo una girella che ci fa scaricare le torsioni. E niente, io intanto procedo, metterò altri 4 bacchettine Colmich e poi andremo a chiudere i rivetti alla distanza da noi desiderata.
essenziale montare sulle nostre lenze due lampadine. Sono due flash molto piccoli, non invadenti, di Colmic. Facciamo la prova se funzionano, vedete? Vediamo in dettaglio come fare questo piccolo bracciolo da inserire in testa del nostro terminale. Inseriamo il nostro spezzoncino di fluorocarbon, montiamo due piccole perline a tenuta, un nodo 8 a sostenere, track. A questo punto realizziamo una soletta che andremo a fermare sul moschettone del nostro terminale. Tagliamo i capi in eccedenza e siamo pronti per andare in pesca. Buongiorno, questa è una bellissima giornata prenatalizia. Stiamo uscendo da Puerto Calero in compagnia dell'amico Maurizio per una battuta di pesca a bollettino in profondità per provare i nuovi materiali Colmic e la bellissima nuova canna Furia della Colmic. Sono le 9 del mattino e mancano 3 giorni a Natale. Vediamo se oggi abbiamo, se Babbo Natale ci fa qualche bel regalo. Guarda il doppio! Doppio! Impressionante! Mira! Due occhioli, guarda! Come abbiamo detto ieri, è Maurizio! Che guapo! Le bacchette Colmic con il doppio amo, bacchetta Colmic, doppio amo, montato con acciaio, ecco qua, due pesci su una bacchetta sola. Potete vedere che c'è una bacchetta sola e due pesci, ecco, perfetto, così lo vedete bene. Due occhioni. Bacchetta, due occhioni. Colpa mia? Colpa tua. Colpa tua? Questo che ho appena pescato è un pesce che io amo particolarmente, non solo per le qualità culinarie, ma se no anche per i bellissimi colori e la forma che ha. Si vede che è uno scorfano, che qua in Canaria chiamiamo bocca negra, cioè bocca nera, per questa caratteristica, non so se si può vedere, che all'interno del palato tutto nero. Un ottimo pesce da mangiare, farci le zuppe, farci la paella, farci qualsiasi, farlo al forno, farlo in nulla, ed è molto bello. Molto bello anche vedere. Molto pregiato, qui sull'isola è considerato un pesce di pregio, venduto nei mercati a un prezzo alto.
No, Antonitos è italiano. Fa vedere. Doppio. Ragazzi, vi ho fatto doppietta l'altra volta. Ma che pesci sono questi? Allora, questo qui è un occhione, che c'è anche in Mediterraneo, tipico. Occhione, pezzogna, no? E questo è, qua si chiama Antonitos, in Italia lo chiamano dentice dalle labbra rosse, è della famiglia dei dentici, il nome latino è Dentex macroptalmus, che significa dentice dagli occhi grandi. Qui la famiglia dei dentici, questo è un Dentex dentex, è il nostro dentice mediterraneo, e questo è un Dentex macroptalmus, per cui famiglia dei dentici, vive solamente a grandi profondità. Qui si chiama Antonito, ottimo da mangiare, stessa carne che l'occhione, mentre l'occhione è un pagellus. Però due pesci su una bacchettina. Sensibilissima la canna, eh? Una tocca l'ho sentita, senza vedere il cimino l'ho sentita direttamente sul carbonio. Incredibile, sto guardando il cimino, ho sentito la tocca sulla canna, prima ancora che chiamasse il cimino. Eccola. Inizia la tocca. Eccolo. Si è visto perfettamente come la canna rispondeva alle loro mangiate, non essendo pesci di grandissima taglia, però la canna, si vedeva il cimino che si muoveva perfettamente, per cui sensibilità massima anche con i pesci da 200 grammi. Adesso faremo un paio di lanci in più sperando di prendere qualche pesce di taglia un po' maggiore, se viene su qualche Antonito un po' più grande ve lo faremo vedere. Se no dopo ci muoveremo in acque più profonde alla ricerca di qualche pesce di pezzatura importante. L'ecoscandaglio Raymarine, che mi permette farlo zoomare il fondo, prima girando per mettermi su un punto che non era questo, ho visto pesce, l'ho marcato e adesso si può vedere perfettamente il pesce sul fondo. Quindi, a volte può capitare che girando per andare su un punto si veda pesce in un punto che non era marcato, automaticamente si marca nell'ecoscandaglio, si prepara la barca, si calcola lo scarroccio come ho calcolato io e ci sono finito esattamente sopra. Adesso vediamo se dà risultati. La cosa bella è che peschiamo a pochissima distanza dalla sì, costa. Sì, sì, no? Sì, quello non l'abbiamo detto. Sì, c'è da sottolineare il fatto che, essendo isola vulcanica, con tutti gli arcipelaghi. Mariano pesce in canna. Mariano pesce in canna grosso. Bello, 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 guardate come lavora la furia. Guardate come lavora la furia. Occhio alla frizione. Oh, guarda, 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 canna in acqua. Cimino in acqua, cimino in acqua. Bello. Ecco, in diretta, cosa dire? Pesce marcato sull'ecoscandaglio. Scusate, ma ogni tanto faccio i neologismi tra lo spagnolo e l'italiano. Pesce visto sull'ecoscandaglio. Messo la barca sopra il pesce, un minuto, eccoci il risultato. Speriamo che non si slami e vediamo che pesce è. Non si sortò? Io! La castagnola! Io la castagnola! La caputa di chi dite? Ecco la punta. Che è Peter e Peter, no? Bella, sì, stavamo dicendo mentre Mariano ha avuto pesce in canna che, ragazzi, qua a Lanzarote, essendo l'arcipelago isole vulcaniche,
il reef non c'è piattaforma continentale, per cui la caduta è vicino a terra, saremo a neanche mezza miglia da terra e come potete vedere la sonda marca 412-420 metri di profondità, per cui non c'è bisogno di andare né distante dal porto né fare lunghe traversie per essere subito in pesca. Che è tipico, si prende in queste acque qua, solo con gli occhi verdi, molto 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 aggressivo. Quello che sta tentando di fare è di morderare. È una specie protetta, per cui lo libereremo. Ah, il segno è quello sul tavolo, vale? Sembra il muso, sembra di un maco, e anche i denti sembrano di un maco. Vedi, c'ha il spinarolo. Uno spinarolo, sì, spinarolo. Qua è una specie protetta, per cui lo libereremo. Grazie. Le gonadi. Ok? Vai, ciao! Falta poco già! 10 metri! Questa si chiama Fula. È una castagnola, la famiglia castagnola. Buonissima da mangiare, abbastanza rara, non è semplice catturarle. E con questa specie siamo già 7-8 specie differenti che abbiamo pescato oggi di pesci, di specie ittiche. E alla fine, già Maria, siamo arrivati. Sì, siamo arrivati a fine giornata. È stata una giornata bella e interessante. Abbiamo pescato bene, abbiamo provato i nuovi materiali colmici, abbiamo provato questa fantastica canna che è la Furia. E abbiamo iniziato uno spot per occhioni, per finire uno spot da pesci sciabola, squali e pesci grandi. Siamo divertiti di tutto di più. Noi vi ricordiamo, siamo a Lanzarote, Porto Calero, la barca è il Belduca 2. E io non mi resta che ringraziare la Colmic per la disponibilità e Maurizio per la sua amicizia. Allora, alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti.